Oggi puntata speciale di musica perché abbiamo un ospite bellissima, brava e soprattutto che ama la dance, al punto da fare un singolo che si chiama Crazy Dance. Esatto. Ciao Stefania. Ciao, ciao. Allora, a tutti. Raccontaci com'è nata questa voglia di ballare. Ah, ma guarda, se te lo dico ti viene un po' da ridere, perché in realtà questa Crazy Dance è nata 10 anni fa con una canzone che io scrissi per uno dei miei cani, Cosimo, che era suo marito, lei è Margot. E scrissi per lui questa canzone che aveva questo riff carino, chiaramente in italiano, con delle parole che sembrava più una canzone per bambini. Poi nel corso degli anni ho fatto altre cose musicali, c'ho la mia band, come tu sai, gli Orlando Furiosi. Sì. E l'anno scorso ho voluto trasformare questa canzone nata 10 anni fa con delle parole, un testo inglese differente chiaramente, ed è nata questa Crazy Dance. Quindi ha una storia molto particolare, perché poi oltretutto in CIA è anche la mia opera prima. Ah, quindi e praticamente... per me ha un valore molto particolare. Quindi l'ho fatta la genesi era la dance, poi sì. Si è evoluta nel corso degli anni e adesso è stata ripresa. Sì. Ma la voglia di cantare invece? Quella purtroppo per i miei genitori ce l'ho da quando ero bambina, perché mi ricordo i nostri viaggi in Sicilia con la macchina, io che cantavo da Roma fino in Sicilia, quindi evidentemente, insomma, i miei me lo raccontano, un po' ridendo, però evidentemente questa voglia c'era. Peraltro mio padre, che poi ha preso tutta un'altra strada, quando era giovane cantava e suonava la chitarra, quindi evidentemente... Il DNA c'era, sì, diciamo. Il mio fidanzato è un chitarrista, musicista, quindi è il mio karma, non so cosa dirti. Senti, ma nel fare questa nuova professione, perché poi diciamo la tua principale... Sì, è la conduzione. È la conduzione. Vieni vista un po', come dire... di tre quarti, perché sono un po' snob i cantanti, no? Ma non credo che il cantante sia snob. Io credo che l'Italia sia un po' particolare sotto questo punto di vista, perché in America, per esempio, un artista, per definirlo tale, deve saper fare un po' di tutto. E sono eclettici, poliedrici, giustamente. Invece in Italia il pubblico è come se avesse bisogno di ruolizzare una persona, no? Cioè, se tu nasci attore devi morire attore, se nasci cantante devi morire cantante, se fai la conduttrice devi fare tutta la vita la conduttrice. Io ritengo che ci siano persone, per carità, che siano brave soltanto a fare una cosa, però ce ne sono anche altre che sono brave anche in altre espressioni artistiche, perché non farlo? Invece vengono un po' penalizzate proprio per questo fatto, però i cantanti no, non sono snob, anche perché credo che ormai da tanti anni, con l'avvento dei reality e dei talent show, sia un po' cambiato tutto questo. Oggi vedo grandi cantanti che hanno fatto un percorso molto bello, che vanno ospiti nei reality. Addirittura abbiamo assistito al duetto di Fiorella Mannoia con Noemi, no? Sì. Bellissimo. E quindi questo dimostra che evidentemente tutto questo snobismo non c'è anche nei confronti di chi esce da un talent show. No, eppure tra l'altro l'Italia, tu citavi l'Italia, noi siamo provinciali, grandi cantanti sono nate in televisione, pensiamo a Mina, o la Carrà stessa. Infatti la cosa che stranamente non ci spieghiamo è che in quegli anni, gli anni 60, e anche un po' prima, insomma comunque sì. Canzonissima, tutti questi programmi qui, la Carrà e Mina erano appunto donne che facevano, recitavano, cantavano, ballavano e nessuno diceva niente. Poi negli anni si è detto, non c'è più stata nessuno come la Carrà, però non danno neanche modo di farlo, perché io vedo tante colleghe che cantano e poi la gente dice, si è messa a cantare, no? Un po'... È una cosa che non si capisce, però sai, ovviamente non si può piacere a tutti, questo è un lavoro che praticamente ti mette sempre sotto esame, anche quando vai al supermercato, no? Certo. La gente ti guarda, ci vediamo un po', ma che compra l'Orlando oggi per cena? E quindi ci si abitua poi alla fine. E allora gustiamoci la Crazy Dance e poi ritorniamo di nuovo qui a parlare con Stefania Orlando, cantante.
Una Stefania Orlando che ringraziamo perché nonostante il raffreddore è qui con noi. Grazie a voi. Allora, dicevamo, tu ormai è da diversi anni che attraversi la penisola con la band e fai concerti dal vivo. Com'è il rapporto col pubblico italiano? È molto bello perché i miei spettacoli, coadiuvati dai miei musicisti, che ci tengo a dire sono tutti professionisti e sono rigorosamente live, gli spettacoli hanno molta interazione con il pubblico. Perché oltre alle mie canzoni ovviamente io ripercorro un po' la musica dagli anni 60 ad oggi, omaggiando anche le grandi icone della nostra musica, da Patti Pravo a Donatella Rettore, Mina, e queste grandi artiste, facendo anche dei momenti di interazione come può essere il Tuca Tuca per esempio, dove il pubblico partecipa ballando a coppia il Tuca Tuca e uno di loro sale a ballarlo con me, quindi questo è un grande momento di interazione, così come per esempio il medley napoletano, perché poi tutta la musica italiana affonda le radici proprio nella musica napoletana, dove c'è una gara di mossa e quindi è molto divertente, e non è quindi il concerto dove tu ti siedi e ascolti, ma è un concerto dove il pubblico non è passivo ma è attivo, quindi sono molto divertenti e partecipa soprattutto. Sì. Stefania, ti piacerebbe ritornare un po' ai fasti del passato? Appunto, abbiamo citato prima Mina, la Carrà, ma se vogliamo anche la Cuccarini con le sigle di Fantastico o la, e o la Parisi. Ma infatti io nel mio spettacolo faccio un medley di sigle dove ci sono anche Cicale, e Vola e Tanti Auguri, insomma tante sigle che ci hanno un po' cresciuto, no? Nella nostra generazione. Sì, mi piacerebbe. È uno Stefania Orlando show con tanto di sigla, ballo, no, eccetera. No, mi piacerebbe, cioè, nel senso, mi piacerebbe per me sicuramente, ma anche in generale per la TV. Mi piacerebbe che ci fosse un po' il ritorno al varietà. Devo dire che i reality, seppur seguitissimi, hanno un po' soppiantato il varietà. Il varietà di una volta è il reality di oggi. È un peccato perché sono due cose completamente diverse. Probabilmente il pubblico... Anche perché, diciamo, artisticamente, finché parliamo di talent show, ok, ma i reality... alla Grande Fratello, cioè di talent diciamo c'hanno sì, poco. C'hanno poco in effetti, infatti quelli sono reality, il Grande Fratello è un reality, l'Isola è un reality, poi il talent show può essere appunto X Factor, può essere anche amici, ballando con le stelle, ecco Amici è stato forse quello che ha avuto più successo. Però effettivamente una volta c'era il sabato sera, il varietà, probabilmente il pubblico non risponde più a questo genere di programmi, però è anche vero che il pubblico viene indirizzato dalla TV, certo. Quindi negli ultimi 11 anni, perché mi pare nel 2000 sono iniziati questo avvento del reality, il pubblico è stato un po' indirizzato verso quel genere lì. I giovani di adesso forse neanche li conoscono le varietà di una volta. E speriamo ci sia un ritorno, almeno per meno nostalgici. Ma nella moda, nella moda per esempio c'è il ritorno, il no? Vintage. La zampa dell'elefante, il vintage. Speriamo che ci sia anche nella TV. Senti, per chi invece vuole informazioni su di te, come può trovarli? Facilissimo, allora va sul mio MySpace, oppure sul mio Facebook, oppure sul mio sito. Però il MySpace e il Facebook è meglio perché li gestisco io personalmente, quindi ci saranno le date, tutte... Garantisco, perché interagiamo ogni tanto con Facebook. Oggi tra l'altro hai postato un video, mi ricordo che è carino. L'ho condiviso con il mio grande amico Alessio Poeta, si chiama Bob Sinclair. Bob Sinclair, Raffaella Carrà, ecco, sì, Ha remixato A far l'amore comincia tu della mitica Raffaella Carrà, perché Raffaella Carrà non si tocca. Io ho due grandi miti, uno è Renato Zero e l'altro è Raffaella Carrà. Sei una sorcina? Sono una sorcina, sì, io sì, assolutamente. Ho avuto questi due grandi miti che per me resteranno tali per tutta la vita. Poi chiaramente nel corso dell'esistenza, poi che ne so, adesso io adoro Depeche Mode, però che significa? Ecco, una cosa in comune l'abbiamo trovata. Ce l'abbiamo trovata, stiamo facendo impazzire il nostro amico allora, con i microfoni. Tempo scaduto, chiacchiereremo ore con te, però io vi rimando alla sua musica, interagite con noi. No, lo vogliamo dire, sì. Scusa, posso promozionare, sì, certo, una cosa su iTunes? Cliccate. La Crazy Dance. Scaricate appunto Crazy Dance e poi fateci sapere se la ballate, se vi piace, eccetera, eccetera, sul nostro sito. C'è la coreografia da imparare nel video, assolutamente. Quindi mi raccomando, sarà il nuovo tormentone estivo sicuramente. Grazie Stefania.